funzione delle camere. Ma credo che possiamo iniziare tranquillamente. Innanzitutto ringrazio chi stamattina presenzia questa conferenza. Ricordo che la conferenza è organizzata da Giuseppe Longo, giornalista, è una conferenza per il centenario della Prima Guerra Mondiale. Infatti un secolo fa la Grande Guerra si intitola e poi il 4 novembre 1918 la pace e punti di riflessione su quella che è stata appunto la Grande Guerra nel territorio nostro. E adesso cedo la parola al presidente della società operaia che ci sta ospitando, Giuseppe Buono. Poi sentiremo il generale Mario Piraino, che è uno storico, che ci parlerà dei prigionieri austro-ungarici e gli esuli di Pederoba e i rapporti con il territorio. Poi sarà la volta di Michele Nigro, sottotenente della Guardia di Finanza, ricercatore storico militare, che ci parlerà della Regia Guardia di Finanza dalle origini alla Prima Guerra Mondiale. Avremo anche il contributo del dottor Renzo Giunta, che vedo seduto tra di voi, e poi sarà la volta del geologo Donaldo Di Cristoforo, che ci parlerà appunto delle fortificazioni militari in Sicilia durante la Grande Guerra. E non vedo il sindaco, però lo salutiamo lo stesso e passo la parola a Giuseppe Buono. Grazie, buongiorno a tutti i convenuti. Io ringrazio Giuseppe Longo inizialmente perché è stato quello che mi ha contattato, al quale mi ha chiesto di svolgere in questo antichissimo sodalizio di cui mi onoro di rappresentarlo. Abbiamo detto sì sin dall'inizio, mi pregio di rinnovarvi la nostra condivisione, se in futuro avessimo intenzione di riorganizzare un altro momento storico in questa sede, sappiate che c'è la nostra piena totale disponibilità, ovviamente compatibilmente anche con gli impegni che possiamo anche noi avere, però troviamo sempre un momento dove si può osservare questa cosa. Voglio salutare personalmente il generale Mario Piraino, il luogotenente Michele Nigro, il dottor Renzo Giunta, che è anche un socio onorario di questo antichissimo sodalizio, nato nel 1882, geologo Donaldo Di Cristoforo, che è alla mia destra, e l'amico Damiano Giunta. Grazie ai convenuti. Mi auguro che magari la mattinata del sabato, che è sempre un pochettino difficile di mattina, però confidiamo sempre tra quelli che sono presenti, speriamo che ne arrivino degli altri. Questo sicuramente perché a partire da questo momento probabilmente ci aiuterete a avere un'idea diversa e avere qualche conoscenza che sicuramente non ci fa sempre piacere conoscere. Do il microfono a geologo Donaldo Di Cristoforo. 20 minuti, no, sì. Vorrei farne a meno. Ci deve mettere la cosa? Per gestire. No, ha messo il mouse. Ah, perfetto. Buongiorno a tutti. Rispetto alla scaletta comincio io perché faccio un intervento di inquadramento, perché altrimenti magari ci sfugge il senso di questa piccola conferenza. 100 anni fa, diceva qualcuno, effettivamente è passato un bel po' di tempo, per cui cominciamo a relegare questi fatti nella storia che possiamo solo leggere o vedere nei documentari, però mi è sembrato di capire che un vostro socio in questi giorni compie questi giorni 100 anni, no? Non spazio. E quindi, come dire, cominciamo ad avere veramente pochi testimoni, anche se il testimone non si può dire perché parliamo di gente che è nata in quel periodo, sicuramente è nata dopo la fine della guerra.
La guerra 15-18, per noi 15-18 perché ricordiamo un attimo qualche data per inquadrarla, la prima guerra mondiale va dal luglio del 14 al novembre del 18, quindi 4 anni e 4 mesi circa. L'Italia entra in guerra 10 mesi dopo circa, si schiera con Inghilterra, Francia e Russia. E dall'altro lato abbiamo l'impero austro-ungarico, la Germania, l'impero ottomano e il regno di Bulgaria. Cos'è che aveva scatenato la guerra? Dopo circa 100 anni di pace, grosso modo, 1815, guerre napoleoniche, l'Europa aveva visto un lungo periodo in cui si erano assestati appunto questi imperi. E come la storia ci insegna, gli imperi hanno una parabola, ascendente e poi discendente. Ecco, probabilmente alla fine del secolo, dell'Ottocento e prima del Novecento, i tempi erano maturi per una sostanziale modifica di questo assetto. Poi il casus belli fu veramente banale, fino a un certo punto banale, l'uccisione dell'erede al trono dell'impero austro-ungarico ad opera di un nazionalista serbo. Da lì parte la guerra. Una guerra che viene giustificata con pretese territoriali, ridisegnare dei confini, affermare il proprio interesse economico anche su colonie esterne all'Europa. Non è il nostro compito andare oltre. Per quanto riguarda l'Italia, anche l'Italia dopo un periodo di grande discussione, possiamo dire anche all'interno dell'opinione pubblica, tra interventisti e chi invece non voleva fare la guerra, alla fine prevale l'idea dei primi, con delle idee di tipo ancora risorgimentale, Trento, Trieste, le terre irredente. E insomma, alla fine, il 24 maggio del 15, l'Italia entra in guerra. Dicevo io, l'opinione pubblica, in realtà solo una parte di quell'opinione pubblica fu coinvolta nel dibattito, perché consideriamo che nei primi anni del Novecento l'Italia era sostanzialmente una nazione contadina. Più della metà della popolazione lavorava nelle campagne, non aveva accesso alla informazione, alla politica diretta. Quindi in qualche modo l'Italia fu coinvolta in questa guerra inconsapevole, vorrei dire. Ci torneremo su questo aspetto. Per quanto riguarda la memoria, io la prima foto che ho messo è quella del monumento ai caduti che c'è in Piazza Vittoria a Termini Bassa. La corona di alloro viene posta appunto il 4 novembre. 4 novembre che vi ricordo che è la data di entrata in vigore della pace, dell'armistizio, della resa dell'impero austro-ungarico con l'Italia, che fu firmato il giorno prima a Villa Giusti, vicino Venezia, vicino nel Veneto. E ora è diventata la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. Dicevo di questo monumento è, devo dire, contrariamente a molti altri che furono costruiti nell'immediato dopoguerra, ha una sua eleganza formale. Alla base di questo monumento, a parte l'iscrizione, la data 1922, alla base accanto c'è un cannone, ci torneremo, alla base, tutta attorno alla cornice, alla base del monumento, ci sono i nomi dei caduti termitani. Purtroppo, devo dire, sono quasi tutti scomparsi, cioè non si leggono più. La pietra era una pietra molto tenera e col tempo, con le azioni del vento, dell'acqua, non si legge quasi più niente. Io mi sono preso la briga di andare a copiare i nomi, perché questo ci riporta veramente a una memoria attuale di queste vicende, perché compaiono cognomi come Teresi, Geraci, Iannelli, Cardella, Battaglia, Calderone, Amodeo, Bova, Lamanna, Demma, Gargotta, cioè tutti i cognomi di famiglie che conosciamo. Quindi parliamo appunto di caduti, di questi caduti, perché al di là della politica, delle grandi scelte, fu una immane tragedia, nel senso che furono coinvolti una quantità di militari che non avevano precedenti. Questi nomi che vi dicevo,
Sì, questo per dire che ci fu questa necessità che partì dal basso di fare questi monumenti. In Italia se ne contano 9.300 circa. Se considerate che i comuni erano 8.000, più o meno come ora, capite bene che ce n'è almeno uno in ogni comune. In Francia hanno fatto di meglio, 176.000, però lì hanno avuto 1.400.000 caduti, quindi la cosa era più sentita. Nel 1927 il governo fascista decide di porre fine, di porre un freno a queste edificazioni, perché rischiavano di diventare veramente troppe. Con un'iniziativa, devo dire anche per certi versi, condivisibile. Cioè loro, il governo dice, fermiamoci con i monumenti, dedichiamo scuole, edifici pubblici ai nomi dei nostri caduti, qualcosa di propositivo. E qua veniamo ai conti purtroppo della guerra. Diciamo che le stime più attendibili sono quelle in basso, circa 17 milioni di morti e 20 milioni di feriti. Di quei 17 milioni, 10 milioni di militari, quindi sui campi di battaglia, il resto civili. Questo dato è molto interessante, questo dei civili, perché se considerate che è stata una guerra fatta sui campi di battaglia, quindi senza bombardare le città o quant'altro, eppure abbiamo un numero elevatissimo di caduti. E poi c'è questo dato, che ora vedremo che senso ha. Nella prima guerra mondiale 17 milioni di morti, nella seconda 68, si riesce a fare molto meglio nella seconda. Però c'è qualcosa che non quadra, in Italia in particolare. In Italia avevamo una popolazione di 35,6 milioni di abitanti, 651.000 caduti, quasi un numero analogo di vittime civili. Perché questo numero elevato di vittime civili? E confrontiamolo con un altro dato, eccolo. Nella seconda guerra mondiale la popolazione è aumentata da 35 a 43. I caduti militari sono la metà, le vittime civili un quinto, un quarto. Cos'è successo? Dico, la seconda guerra mondiale, quindi abbiamo visto, è stata molto più generosa in termini di vite umane spese. La ragione è molto semplice. Per quanto riguarda i caduti militari, non ve lo devo dire io, le battaglie erano frontali, si andavano avanti reggimenti di soldati, incontro a cannoni, mitragliatrici, tutto l'armamentario che la prima guerra mondiale arrivò a sperimentare. E questo dà il senso dei caduti militari. I civili? Perché tutti questi morti civili? Allora, quel dato probabilmente, ne parlavo un'altra volta con il generale Mario Piraino, è un po' drogato, ma fino a un certo punto, perché si diceva va bene, c'è stata la pandemia della spagnola, quindi dentro ci hanno messo pure quello, però qualcuno dice va bene, sì, è vero, una minima parte di quelle vittime fu per cause dirette, bombardamento e quant'altro, il resto sono morti, ma di che cosa? Di inedia, di malattie, cose legate comunque alla guerra, perché la guerra comportò di orientare tutta la produzione industriale ed agricola nello sforzo bellico, la popolazione è soggetta a razionamento, scarsezza di medicinali, e poi siamo ancora agli inizi del secolo, quindi la medicina stenta ancora ad affrontare certe malattie, per cui quell'elevato numero di vittime. In Italia, militari coinvolti nel senso che hanno effettivamente sono andati al fronte, perché i richiamati furono 6 milioni e mezzo. Una parte si diedero alla macchia, molti erano emigrati e non tornarono, e molti altri furono impiegati nelle industrie piuttosto che in ruoli non direttamente operativi. Le vittime le avevamo viste, i prigionieri. Il grosso di quei prigionieri li dobbiamo al Caporetto. Questa è una pagina molto triste della storia italiana, perché è l'unico caso in tutta Europa, questi prigionieri furono abbandonati al loro destino. Si ritenne che si fossero arresi in maniera troppo semplice rispetto all'offensiva di Caporetto, per cui fu vietato addirittura di mandare loro aiuti, anche ai familiari. Anche la Croce Rossa ebbe difficoltà a portare aiuti a quei prigionieri. 100.000 su 600.000 morirono di stenti e di fame. È una pagina ancora aperta perché ancora oggi non c'è un riconoscimento dello Stato rispetto a questi
morti anche all'estero, ci sono dei cimiteri di italiani morti che non hanno nessun riconoscimento. Gli invalidi, i feriti furono non tanti, furono si ritiene almeno 1 milione. E poi venne fuori, qualcuno ti ricorderà, lo scemo di guerra. Non era scemo, era una delle vittime di una patologia nuova, assolutamente nuova, che è una sindrome da stress post-traumatico. Immaginate voi questi poveri ragazzi bombardati per ore in mezzo ai brandelli dei loro amici, dei loro commilitoni. Molti di questi impazzirono praticamente. Bisogna vedere la foto del cannone, e ovviamente i monumenti si facevano anche con cannoni, bossoli e quant'altro. L'artiglieria nella prima guerra mondiale ebbe un ruolo importantissimo, fu la causa di oltre la metà dei morti, più della metà dei morti fu causa dell'artiglieria. Si stima che siano stati sparati più di 1 miliardo di colpi, 1 miliardo. In certe battaglie c'era una densità di cannoni e quindi di colpi, di 3 colpi ogni metro quadrato. Sono famose le foto della Somme o di Verdun, campi completamente arati dall'artiglieria. Ma non ci fu solo questo, la prima guerra mondiale portò una evoluzione militare e tecnologica veramente impressionante. Cannoni già c'erano, ma ora erano a canna rigata, quindi molto precisi, e operavano addirittura tirando davanti ai fanti che avanzavano. Le mitragliatrici, che furono un elemento molto importante, le bombe a mano, ma anche i dirigibili, i sommergibili, tutta una serie di armamenti che poi diedero luogo a quella quantità di morti che abbiamo visto. Di contro diciamo, i vertici militari ancora operavano in molti casi con una mentalità quasi napoleonica, mandando avanti le truppe proprio con delle avanzate frontali, e poi alla fine fu una guerra di trincea praticamente statica. A questo punto volevo leggervi una mezza paginetta che vi dà un'idea di come si combattesse. Siamo sul fronte tedesco-francese. Il 20 settembre 1915 a Loos, un paesino della Francia settentrionale, le fanterie britanniche avanzarono su 10 colonne di 1 migliaio di uomini, quindi 10.000 uomini di Mario, 2 reggimenti, manovrando come se fossero in piazza d'armi. L'intero fronte era coperto dalla fanteria nemica, sono i tedeschi che parlano. I tedeschi si alzarono in piedi, alcuni salirono persino sul parapetto della trincea e fecero fuoco trionfalmente sulla massa di uomini che avanzavano in terreno scoperto. Una batteria di 6 cannoni piazzati nel vicino villaggio di Ulloch li cannoneggiò senza avere dinanzi a sé nulla che ne ostacolasse il tiro. Le mitragliatrici non avevano mai avuto un compito tanto facile, né lo eseguirono mai tanto efficacemente. Una sola mitragliatrice sparò quel pomeriggio 12.500 colpi, quindi una battaglia che dura un pomeriggio, poche ore. Gli inglesi caddero a centinaia, mentre i superstiti continuarono la loro marcia in buon ordine e senza interruzioni. Più tardi arrivarono fino ai reticolati. Anche il filo spinato fu un elemento non secondario di queste stragi. Finalmente, davanti a un così insuperabile ostacolo, i superstiti volsero le spalle e cominciarono a retrocedere. Il risultato: 385 ufficiali e 7.800 soldati rimasero sul campo, su 10.000, quindi l'80%. I tedeschi, nauseati alla vista della strage, quando i superstiti inglesi cominciarono a ritirarsi, nessuno sparò più un colpo contro di essi, tanto grande fu in ciascuno di loro il senso di compassione e di pietà. Questa è la tipica battaglia della Prima Guerra Mondiale. E veniamo alla Sicilia. Siamo lontani più di 1.000 chilometri dal fronte, ma c'è stato qualche cosa, qualche combattimento c'è stato in Sicilia. Chi poteva portarlo? I sommergibili. Arrivavano in maniera molto discreta, emergevano vicino alla costa e cominciavano a cannoneggiare. Parliamo in realtà di operazioni assolutamente insignificanti da un punto di vista strategico, avevano una funzione più che altro psicologica, per dire siamo in grado di colpirvi anche in Sicilia. Siracusa, Taormina, a Palermo
Qualcuno di voi la conosce, la fabbrica chimica dell'Arenella, è dopo il porto. Sono 14 edifici ormai di archeologia industriale abbandonati. Il 31 gennaio del 18 un sommergibile affiora a meno di un chilometro e comincia a cannoneggiare la fabbrica, dove si produceva, tra l'altro la fabbrica era di proprietà di una famiglia tedesca che all'arrivo della guerra cambiò nome, e si produceva acido citrico e acido solforico, cioè due prodotti importanti per la guerra. Il primo era l'acido citrico, veniva utilizzato come disinfettante negli ospedali, l'acido solforico aveva una serie di applicazioni nell'industria chimica, dei carburanti e quant'altro. Ripeto, azione assolutamente irrilevante dal punto di vista militare. Importante questo. Ad Augusta, qualcuno di voi conoscerà, c'è ancora oggi un hangar per dirigibili, è il più grande d'Europa, il quinto al mondo. Fu cominciato a costruire nel novembre del 17. Perché? Si voleva fare in modo che la rotta Suez-Marsiglia, che consentiva il rifornimento alla Francia di importanti materiali dalle colonie, fosse in qualche modo controllata, come quei dirigibili. E si cominciò a costruire quest'hangar. Ve lo faccio vedere perché c'è una foto. Eccola qua, è un edificio splendido, alto più di 30 metri e lungo più di 100. Se andate da quelle parti vi consiglio di vederlo, perché è qualcosa di impressionante. C'è un'associazione che alto ne sta curando. Come? Alto 30 metri? Più di 30 metri, le porte sono 30 metri, con un sistema di aperture rivoluzionario per l'epoca. Non fu mai utilizzato perché la fine della costruzione fu negli anni 20, quindi non fece in tempo a fare quello che doveva fare, cioè ospitare questi dirigibili. È stata sede della sezione elicotteri della Guardia di Finanza fino agli anni 90. È veramente interessante. Prima di passare a questa slide sui profughi, voglio dire appunto che oltre al fronte, diciamo, militare, ci fu il fronte interno. Il fronte interno, vi dicevo che con la guerra ovviamente ci fu il razionamento dei viveri, dei medicinali, il trasferimento di tutti questi giovani al fronte lasciò le campagne completamente vuote, si persero raccolti, le donne cominciarono a lavorare anche nell'industria. E il fronte interno fu caratterizzato in tutta Italia da grandi manifestazioni, perché in particolare le famiglie agricole non riuscivano a capire questa guerra, perché il avere sottratti figli e mariti era insopportabile, poi nelle condizioni in cui vivevano. Tenete conto che poi alla fine un aiuto venne dalla società civile, dalla borghesia, dall'aristocrazia, che organizzò delle iniziative per aiutare queste famiglie, ma non fu sufficiente. Quindi cominciarono delle proteste. È una storia che solo adesso viene fuori, perché attingendo a quello che si trova nelle prefetture, perché le prefetture mandavano rapporti al governo in cui lamentavano e dicevano di queste manifestazioni di piazza, ma siccome erano donne non potevano fare niente, non potevano usare neanche la forza, capite bene. E anche a Termini Imerese nel marzo del 17 ci fu una manifestazione di donne contro la guerra. Cosa chiedevano? Chiedevano cibo e che tornassero i loro mariti e i loro figli, anche perché cominciavano a vedere le lettere dei loro congiunti, anche se le lettere erano ovviamente soggette a censura, però sapevano delle prime vittime, dei feriti. Quindi ci fu il fronte interno in questi termini. I profughi. Dopo Caporetto, quindi ottobre 2017, arrivano circa 600.000 profughi dalle zone che vengono temporaneamente invase dagli austro-ungarici. Questi vengono evacuati ovviamente e distribuiti in Italia. 23.000 arrivano in Sicilia, circa 6.000 famiglie. Sui profughi di Termini qualcun altro forse avrà più informazioni di me, ma sicuramente ci sono stati. E per loro non fu facile, bisogna dirlo, perché venivano da regioni con climi molto diversi dal nostro, si trovarono mal partito qui, anche perché qui non è che ci fossero condizioni particolari per quanto riguarda il loro sostentamento, ma anche l'ospitalità fu difficile, quindi non fu molto semplice ospitarli. Lo stesso per i prigionieri di guerra. Dicevo dei prigionieri di guerra, qui parliamo di quelli ovviamente del campo avverso.
E le date sono importanti, cioè fino al 17, dicembre 17 furono relativamente pochi, 26.000, a Termini pare che arrivarono un certo numero di ufficiali rumeni. Mario, tu sai con notizia, non so se lo conosci. Perfetto. Perché dopo il dicembre 17, a guerra finita, i prigionieri aumentano, perché dopo Vittorio Veneto c'è un enorme numero di prigionieri che vengono per intanto internati, e quindi poi è una storia diversa di cui parla del generale Di Raino. Quindi Termini, c'è un campo solo in Sicilia, un vero campo di concentramento, che è a Vittoria, nel Ragusano, che arriva a ospitare 18.000 ungheresi. Questa è una bella storia, perché questi prigionieri, anche loro, nonostante le condizioni molto, molto difficili del periodo, riescono ad avere dei rapporti molto buoni con i locali, non inizialmente ma dopo, ma appunto tale che quando alla fine andranno via, nonostante i loro caduti anche lì, ringrazieranno la popolazione, realizzeranno una cappella, e dopodiché è stato fatto anche un museo, c'è tuttora un museo, Museo Italo-Ungherese. Credo che per ora sia chiuso, perché come sempre sono cose molto difficili da gestire, però dà un'idea di come a un certo punto alla fine viene fuori quello che è l'empatia del popolo siciliano anche nei confronti di questi prigionieri. C'è il Palazzo Dumas a Terrasini, ma ce ne sono diversi. Ma il vero e unico campo di concentramento è questo di Vittoria. Quelli erano campi di prigionia. Di prigionia, concentramento nel senso letterale del termine. E i caduti? Io non so il numero dei caduti di Termini. Non lo rivediamo. Ci arriva, immagino, assolutamente. E come dati generali, intanto vi dico appunto, tra il 25 e il 30 viene redatto questo albo d'oro, dove si elencano tutti i caduti della guerra. In realtà no, è un compito difficilissimo, perché ovviamente potete immaginare andare a risalire esattamente. Comunque già parliamo di 44.544 siciliani, mentre i presunti sono ovviamente un po' di più. E la Sicilia ha pagato un tributo che è secondo soltanto alle tre regioni che erano direttamente a contatto col fronte. Questo dà un'idea della... D'altro canto era una regione molto numerosa anche in quel periodo, cioè con un numero di abitanti rilevante, e quindi però il risultato fu una decimazione materialmente dei siciliani, 1 su 10 circa rimase sul campo. Anche qui quel dato impressionante, il 56% erano contadini, assolutamente inconsapevoli del perché andavano a combattere. E in realtà anche durante la guerra all'interno delle truppe ci furono dei casi di insubordinazione, in Francia addirittura due reggimenti minacciarono di marciare su Parigi perché non ne potevano più. Io dicevo di Verdun e della Somme, si calcola che in questi due soli campi di battaglia sono morti 3 milioni di uomini, quindi parliamo di numeri impressionanti. Ma come facevano? Abbiamo visto come, c'era ovviamente il modo di guidare, di comandare, era fatto come si fa in tempo di guerra, quindi una certa energia. Il Cadorna si calcola che in 2 anni si ululò 355 comandanti di battaglione, 255 colonnelli e ben 217 generali in 2 anni. Perché? O perché non erano d'accordo con lui sul modo di condurre le battaglie, o più semplicemente perché avevano poche perdite. Cioè quando un'unità aveva poche perdite c'era qualcosa non andava. Vuol dire che non si impegnava. Della Spagnola ne ho parlato, vale la pena fermarsi, perché fu una pandemia terribile che contagiò qualcosa come 1 miliardo di persone in tutto il mondo. Considerate che la popolazione in quel periodo era di 1.800.000.000, quindi più della metà della popolazione mondiale fu coinvolta nella pandemia della Spagnola, che era un'influenza, ma un'influenza molto virulenta che colpiva i giovani. Questa è una cosa terribile che si aggiunse ai guai che avevano quei ragazzi che erano al fronte, avevano pure beccato, era una spagnola virulenta. Ma perché i giovani? Ci sono due ipotesi. Una, che ci fosse una sorta di reazione abnorme del sistema immunitario, che nei giovani è più forte, quindi questa sorta di marea immunitaria però dava luogo poi a una serie di complicazioni. Oppure più semplicemente, come qualcuno dice di recente, fu una superinfezione batterica dovuta alla malnutrizione e alla scarsa igiene che c'era in quel periodo.
Remitenti e disertori. Ci fu chi non se la sentì, a parte quelli che erano emigranti che si guardarono bene dal rientrare, la maggior parte, non tutti. Su 5.200.000 richiamati alle armi in Italia furono 500.000 remitenti, ripeto, la maggior parte emigranti. In Sicilia furono circa 30.000, quindi non tantissimi. I disertori 63.000, il 10% italiani, superati da campani, veneti e lombardi. Anche lì, ovviamente, in guerra c'è poco da fare, servono le maniere forti. Furono combinati 15.000 ergastoli, 4.000 condanne capitali, 750 eseguite e poi le famose fucilazioni sommarie 290. E questo è quanto, dico, non credo, credo che finisca. Sì. Ok, 20 minuti, perfetto. Grazie. Siamo sul filo logico di quanto si è detto. Quando noi parliamo di termini merese, dico, quando noi parliamo di termini merese ci intendiamo riferire a tutto di quello che noi sappiamo, e indubbiamente quello che noi sappiamo è quello che è rimasto come atti. Poi nell'immaginario collettivo ci sono dei ricordi, ma quando uno fa una ricerca storica deve basarsi su documenti, su lapidi, su quello che è rimasto. In relazione a questo, per quanto riguarda la Grande Guerra, qualche anno fa la regione ha mappato in tutta la Sicilia i luoghi della memoria, che adesso andiamo a vedere proprio per quanto riguarda Termini Merese. Ritornando per un attimo al discorso della chimica Renella, bisogna dire che in Sicilia i morti ci furono, e furono proprio a Messina, dichiarata con editto del re zona di guerra, dove uno dei tanti sommergibili che incrociava nelle rotte della logistica per affondare le navi che portavano cose per alimentare la guerra degli alleati, tra cui l'Italia, e andò a, voi sapete che anche oggi abbiamo noi due traghetti, lo Scilla e il Carigli, e uno dei due fu affondato appena partito da Messina da un siluro di un sommergibile tedesco, e subito dopo spararono i cannoni della fortezza che c'erano intorno a Messina, ma di fatto il sommergibile si inabissò nelle acque profonde dello stretto e scappò. Da quel momento ci fu l'editore e fu zona belligerante. La Sicilia era una zona di guerra. Molti credono che la guerra era al nord, al fronte, ma noi a Termini Merese eravamo in guerra. Ed eravamo in guerra, molti non lo sanno, perché uno dei principali porti logistici, della logistica di sostegno alla guerra, era Termini Merese. Da Termini verso il fronte, verso gli spolettifici, si andavano a imbarcare gli zolfi che c'erano, ma principalmente, voi sapete che Napoleone diceva che non si combatte a pancia vuota. Da Termini verso il nord si imbarcava il grano, e tanto, tant'è che qualche chiesa, non ultima la parrocchia, venne requisita per diventare deposito di grano. Poi vedremo le foto. Al di là di questo, a Termini Merese si mandavano al nord le conserve alimentari, cioè le lattine di pesce sott'olio. Da Termini Merese verso il nord si mandavano gli insaccati prodotti a cacao negli allevamenti. Si mandava al nord la pesce. L'unica cosa che non si mandava era la farina, perché nel trasporto via nave prendeva umidità e poi non era servibile. Quindi sotto il profilo della logistica di sostegno al fronte, da Termini Merese si spedivano queste cose. E poi la difesa costiera dopo questi attacchi c'era un embrione di treno armato che serviva esclusivamente a dare supporto di fuoco alle truppe che erano nelle torri costiere e facevano la vigilanza a vista.
Per il resto, Termini Imerese aveva uno dei punti di arrivo di collaudo dei MAS che venivano prodotti da Ducro a Mondello, ed era uno dei punti dove gli idrovolanti prodotti sempre da Ducro a Palermo a Mondello facevano il giro di prova, viravano e tornavano indietro. La parte costiera era vigilata da un dirigibile con funzioni di avvistamento e bombardamento degli eventuali sommergibili dal 17 in poi. La base di questo dirigibile era l'attuale ippodromo di Palermo, arrivava grosso modo a Capo Milazzo e tornava nel giro di una giornata, non sempre era operativo. Quindi diciamo che c'era anche una guarnigione che difendeva le coste e che poi in un secondo tempo sovrintendeva ai prigionieri. Appunto per questo la legge regionale parla di luogo della memoria e descrive caserma La Masa, sede dell'86° reggimento Fanteria Territoriale, chiesa di Santa Caterina, sede di profughi veneti provenienti da Pederobba. Nella guerra italo-turca invece avevamo là i prigionieri turchi, che aprirono pure una famosa finestra che rovinò tutta una serie di altre cose. Indubbiamente i profughi venivano da Pederobba, ma come facciamo a dirlo? Più tardi vedremo come abbiamo definito da dove venivano e quanti erano. Padiglione adibito al luogo di detenzione per militari di gruppo ungheresi, prigionieri in via Porta Artese, erano tre locali, un quarto locale, che però non rientra qui perché allora non l'avevamo scoperto, quindi nella riunione che c'è stata presso la regione non lo avevamo segnalato, è proprio la chiesa che poi un certo padre Masino fece riabilitare al culto, perché era trasformata in magazzino di grani. E parlo della parrocchia. La biblioteca liciniana, e io per questo devo ringraziare pubblicamente Enzo Giunta, con tutta una serie di atti conservati al comune, venne ceduta all'esercito per farne luogo di detenzione di 120 ufficiali. Ci sono tutti gli atti, c'è addirittura nel dettaglio un atto di consegna di un pozzo interno con il livello dell'acqua. Quindi una cosa precisa, i nostri antenati su questo, quando dovevano consegnare qualcosa, entravano anche nel dettaglio di tutto quello che c'era. È importante, chiaramente è oggetto intanto di conoscenza, ma poi se qualcuno in futuro vorrà fare qualche tesi di laurea, indubbiamente c'è tutto il materiale salvato alla storia che è di facile consultazione presso la biblioteca liciniana. Per quanto riguarda quindi i luoghi della memoria, Termini è uno dei luoghi sanciti della memoria, e quindi sicuramente noi nella prima guerra mondiale ci siamo a pieno titolo al di là del si dice, ma indubbiamente quando parliamo di prima guerra mondiale, noi senza raccontarci tutte le storie, le 12 battaglie dell'Isonzo, la battaglia di Migliore d'Erba, dobbiamo fare espresso riferimento alla 12ª battaglia dell'Isonzo, che fu proprio relativa a quello che fu lo sfondamento di Caporetto, peraltro chiamato la ritirata strategica, dove il 24 ottobre del 17 37 divisioni sottratte al fronte russo sfondarono, dopo un enorme cannoneggiamento delle artiglierie, la zona di Caporetto e dilagarono sul fondo valle fino ad arrivare, guidati da un certo Rommel, poi tristemente noto nella seconda guerra mondiale, al limite del Piave. Chiaramente questo provocò da una parte la ritirata della famosa terza armata, che non venne mai sconfitta, la perdita di enormi quantità di cannoni, di viveri, di fucili, 300.000 prigionieri e chi più ne ha più ne metta, ma noi ci dobbiamo occupare di quello che fu successivamente il punto di arrivo di questa ritirata strategica barra sconfitta, la linea del Piave. Sulla linea del Piave chiaramente la progressione nemica venne arrestata, anche perché loro velocemente
si erano protesi in avanti senza avere vicini i rifornimenti. Dall'altro canto, e questo nei libri di storia non c'è scritto, ma noi lo diciamo volentieri perché è provato, molti industriali che prima lesinavano le risorse belliche all'esercito e volevano essere pagati in anticipo in oro per fornire cannoni, munizioni e quant'altro, quando videro le truppe del nemico che avanzavano e fra non molto minacciavano di occupare materialmente le loro fabbriche, aprirono i magazzini, aprirono le fabbriche e dotarono l'esercito di armi micidiali che fino allora avevano mantenuto ben conservate. Quindi gli austro-ungarici da una parte, i tedeschi dall'altra, che avevano catturato 300.000 cannoni, bombarde e quant'altro, e che quindi erano convinti che all'esercito italiano poco era rimasto, si ritrovarono un'enorme cortina di fuoco di pezzi di artiglieria che sparavano a canna rigata a 40 km dalla linea del fronte. E chiaramente questa azione micidiale da una parte e il richiamo dei ragazzi del 99 che questa volta andavano a combattere non per una guerra inutile ma per difendere il suolo della patria, fecero insieme ai veterani che avevano grande esperienza di trincea quella barriera umana che si arrestò sulla linea del Piave per poi andare al contrattacco e arrivare a Vittorio Veneto e alla vittoria. In tutto questo i termitani in cosa contribuirono? E non solo i termitani. Io qui lo dico solo, ma le foto in altra occasione me le farò vedere. I termitani erano nuotatori, insieme a quelli della fascia costiera tirrenica sapevano nuotare ebbene. Vennero utilizzati in un ruolo particolare, un appendice degli arditi, anche noi avevamo a quel tempo le truppe speciali. Addirittura vennero chiamati in maniera cattiva i caimani del Piave che dovevano sbranare il nemico. Di fatto che facevano? Nottetempo, i mutandoni, con il pugnale in mezzo ai denti e con ordigni bellici che portavano galleggianti sulla testa, nuotavano verso la riva opposta e andavano a piazzare questi ordigni nelle artiglierie nemiche. Li facevano esplodere e poi ritornavano un'altra volta a nuoto nelle nostre rive. Questi molti erano siciliani, moltissimi della nostra fascia costiera tirrenica perché erano esperti nuotatori, reclutati attraverso i precedenti di mestiere dal distretto militare di Cefalù, perché allora anche noi termitani e le manonie dipendevamo dal distretto militare di Cefalù. È importante vedere in questa scritta dell'altra che vi farò vedere che tutta una serie di motti della grande guerra che dovevano servire ad arrestare il nemico poi successivamente durante il regime fascista vennero utilizzati per altri scopi. La frase è meglio vivere un giorno da leone che 100 anni da pecora era in una delle case diroccate della linea del Piave e poi è stata opportunamente riciclata. Ma oltre a questa ce n'è un'altra che è questa: o il Piave o tutti accoppati, che si intende riferire all'ordine perentorio di Vittorio Emanuele Orlando, primo ministro siciliano, che aveva promesso sulla linea del Piave che gli italiani avrebbero resistito e che di fatto fece un'attività di propaganda lui in trincea anche tra i nostri conterranei per invitarli alla riscossa. Il morale delle truppe dopo Cadorna era importante e il generale Diaz, subentrato a Cadorna, fu quello che valorizzò la truppa, il fattore umano, e con questo si riuscì in pochissimo tempo a riorganizzare l'esercito. La fame era tanta. Molti quando si parla del libretto annonario pensano alla Seconda Guerra Mondiale, ma già nella Prima Guerra Mondiale le necessità di cibo c'erano e veniva dato contingentato con la tessera e non sempre si trovava. Molta gente morta in patria in quel periodo è morta di stenti, di fame, perché i giovani erano al fronte, nessuno lavorava le terre e c'erano grossissimi problemi.
chiaramente adesso, giusto per dare onore alle fonti, a quel tempo quando io cominciai una ricerca, qui presente Enzo Giunta, mi diede tutta una serie di riscontri da cercare, che io qui ho voluto ricordare esclusivamente per dire che su queste cose indubbiamente si è scritto e nella nostra memoria questi atti ci sono, non vanno dimenticati, così come non va dimenticato il fatto che presso la Biblioteca Liciniana, nelle nostre memorie storiche, c'è per il periodo bellico tutta una serie di deliberazioni che parlano di tutto quello che è successo. Io ritengo che Enzo Giunta ci parlerà del diario del periodo che abbiamo trattato, ma sicuramente se qualcuno vuole approfondire delle ricerche c'è di tutto e di più. Non ultimo questo atto del gennaio del 17, numero 5, in cui si va a parlare della cessione temporanea dall'attuale locali occupati dalla Biblioteca Liciniana per essere utilizzati dall'esercito. Ci sono poi tutta una serie di altre deliberazioni che riguardano sempre questo periodo, ma al di là della letteratura andiamo ai prigionieri di guerra austro-ungarici. Dopo le battaglie del Piave furono tanti, nella battaglia di Vittorio Veneto ancora di più. Molti credono che la guerra finì il 4 novembre. La guerra finì quando finì la conferenza di pace. Molti che erano arruolati non tornarono a casa. Tornarono a casa verso la fine del 19, quando gli stati vincitori hanno praticamente deciso loro, perché molti questo non lo sanno, la conferenza di pace di Parigi, dove c'era il nostro Vittorio Emanuele Orlando e Sonnino, era solo su quelli che avevano vinto, che litigavano fra di loro per quello che si dovevano spartire. L'Italia in questo al solito si affermò in maniera decisa, perché c'era Sonnino che voleva una cosa e Vittorio Emanuele Orlando pacatamente che ne voleva un'altra. Alla fine ottenemmo quota parte di quello che ci spettava secondo il patto di Londra, e taluni posti, non ultimo Fiume, ma anche le colonie ex tedesche, se li spartirono loro. Detto questo, ritorniamo un attimo nei dati dei prigionieri di guerra. Questi sono praticamente i prigionieri italiani e tedeschi fotografati a una certa data. Successivamente questa immagine dà idea della dislocazione dei campi di reclusione, tra virgolette, dei prigionieri austro-ungarici in Sicilia, pochi tedeschi, e nell'elenco parziale dei luoghi della memoria, come vedete questo cerchiato è Termini Imerese, tutti gli altri sono quelli che c'erano in Sicilia. Il più grosso fu sicuramente quello di Vittoria, ma anche la caserma Giannettino a Trapani, anche Cefalù con oltre 500 reclusi, fu un luogo, anche Terrafini, anche il Cibali a Catania fu una zona dove c'erano questi prigionieri. Termini Imerese ne ebbe una certa quantità. Ora chiaramente i prigionieri che c'erano a Termini avevano due dislocazioni, ma ne avevano anche delle altre, ed erano militari da una parte e ufficiali dall'altra. Dove era la caratteristica? Gli ufficiali per la convenzione di Ginevra non potevano lavorare, quindi erano dediti ad altre attività. I militari potevano lavorare anche nei campi dietro richiesta e venivano regolarmente pagati. Ogni giorno a quel tempo potevano fare 10 ore di lavoro, considerando il fatto che, però venivano pagati, e venivano pagati con dei buoni, avevano dei diritti diversi dagli ufficiali. Loro potevano scrivere ogni mese 4 lettere di un certo numero di righe. C'erano le cartoline per prigionieri, adesso ve ne farò vedere una di Termini Imerese. Gli ufficiali invece potevano scrivere 8 lettere, sempre grosso modo controllate.
chiaramente nel territorio di Termini Imerese si pensa che la massima parte erano feriti, ma non perché ne abbiamo contezza. Abbiamo semmai qualche foto che li fa vedere quasi tutti con i baffi, in ricordo di chi era morto, ucciso nell'atto che scatenò la guerra. C'erano dei momenti conviviali in cui il pignatone del raggio veniva distribuito, chiaramente quando non pioveva. Ci sono degli elenchi fatti di ricerca che dicono che a Termini Imerese, ve lo leggo, 120. C'erano 120 ufficiali e in una prima fase 212 militari. Questi 212 militari erano dislocati in buona sostanza, alcuni lavoravano per caricare le navi di grano e quindi erano nella zona della parrocchia, nei magazzini di Porta Artesana vicini, altri erano nella zona del porto, altri invece erano nelle campagne, perché con una lettera che adesso vi farò vedere si poteva chiedere al prefetto il loro impiego dietro vigilanza. E praticamente adesso andiamo a vedere una lettera, una cartolina della Croce Rossa spedita da Termini Imerese, come vedete, di uno dei tanti prigionieri. La movimentazione dei prigionieri avveniva per ferrovia, questa è la stazione ferroviaria dei Termini del tempo. La vigilanza in prima battuta era affidata ai militari in guarnigione alla caserma La Masa. Il luogo dove erano custoditi, tra virgolette, perché potevano anche uscire, gli ufficiali, come vedete, è la sede della biblioteca liciniana, ex monastero di San Marco. Ci sono tutti gli atti, ma anche questa è via Artese, si vede l'ingresso di uno dei tre magazzini. All'interno di uno di questi magazzini c'è addirittura una lapide che ricorda il periodo, quindi di 18, e quello che c'era lì. Chiaramente altri militari erano all'interno di questa caserma per il tempo, che questo è un libro di Alessandro Tortato, parla di Termini Imerese, ex convento di Santa Maria, che sarebbe la Gaggia. Poi altri luoghi, e questo si legge anche nella storia della parrocchia, era la stessa parrocchia e la chiesa, perché all'interno, per esigenze belliche, anche la stessa chiesa venne requisita e diventò un deposito di frumento. Poi successivamente, come abbiamo detto, Tommaso Giunta, per noi padre Masino, riuscì a farla restituire al culto alla fine della guerra. Questo è uno dei tanti fogli dove si chiede al prefetto, un proprietario terriero chiede al prefetto l'impiego dei prigionieri da utilizzare in attività agricole con la vigilanza dei campieri. Questa fotografia che ho scoperto da poco invece fa vedere qualcosa di simpatico. Raccolta delle olive, prigionieri austro-ungarici a Termini Imerese, ma non lo dico io, praticamente il proprietario della cartolina che è in vendita c'ha la documentazione e ce l'ha anche rubricato nel retro della cartolina. Questa gente veniva pagata con questi buoni spendibili per comprare generi di consumo nel territorio di Termini Imerese, oppure alla fine della guerra potevano fare dei buoni postali e mandarli alle famiglie. Sicuramente non potevano avere soldi correnti, perché in questo modo venivano pagati per il lavoro che facevano, ma non potevano scappare avendo al seguito piccioli, perché praticamente questi piccioli valevano solo nel territorio di Termini. Se arrivavano in altri posti non ci potevano pagare niente.
Chi vigilava su di loro? Sicuramente la Croce Rossa, ma siccome gli austro-ungarici non avevano ambasciatori, sotto il profilo della vigilanza sullo stato dei prigionieri, vigilava per intercessione del Papa il Vescovo di Cefalù. C'è tutta una letteratura che si trova nell'arcidiocesi di Cefalù, anche delle visite a Termini per constatare come stavano i prigionieri. Ovviamente i luoghi della memoria sono tanti, questo è il cimitero dei Rotoli perché ci sono stati dei morti anche in prigionia. Sicuramente uno, si ha notizia certa, a Caccamo, morto in ospedale, perché a Caccamo c'era l'ospedale, e là seppellito. Si ha notizia vaga che a Termini c'erano nel cimitero, prima della ristrutturazione, due morti austro-ungarici, ma poi saranno finiti nell'ossario, io non ho avuto il tempo di andarli a cercare. Sicuramente tutti quelli morti in provincia di Palermo fino a una certa data sono stati ricomposti al cimitero dei Rotoli. E adesso parliamo velocemente degli esuli del fronte del Piave. Quando la linea del fronte arrivò al Piave, le cannonate andavano a destra e a sinistra e la popolazione venne fatta sgombrare. Sicuramente arrivarono a Termini Imerese, noi abbiamo delle pubblicazioni e un libro che parlano proprio di questi esuli, e a Termini Imerese ne arrivarono 120, ma non perché lo dico io, perché il cappellano che li accompagnava scrisse da Termini Imerese una lettera dove lamentava il fatto che non erano stati messi tutti insieme, ma erano stati sparsi nei vari paeselli. Ma questo era evidente, perché questi dovevano pur mangiare, e quindi andavano a gravare sulle esigue risorse di viveri che già la popolazione aveva. Se la popolazione aveva tutto razionato, figuriamoci loro. Dove erano alloggiati? Erano alloggiati presumibilmente nella chiesa di Santa Caterina, che non risulta essere stata occupata dopo il periodo della guerra italo-turca da altre truppe. Chiaramente tutti questi erano qui sofferenti, io ho cercato di prendere accordi con Pederoba dove ci sono due biblioteche, abbiamo qualcosina in contatto, ma ancora non abbiamo tracce certe degli eredi di quella gente. Un'ultima flash riguarda i nostri caduti, l'argomento è già stato trattato, furono tanti. All'altare della pace c'è il milite ignoto che li rappresenta. Io, giusto per parlarne in maniera fotografica, abbiamo una raccolta di quelli che furono alcuni dei morti. Ci sono anche i vivi mutilati. L'elenco completo comunque esiste di quanti erano, 83-84 perché un nome è ballerino, e fu anche pubblicato da chi ne curò le ricerche. Tra questi morti ci sono, e questa è l'ultima cosa che volevo dire, alcuni cognomi che non sono termitani, perché a quel tempo c'era una strana emigrazione dal nord verso Termini, dal nord verso Caccamo, per lavorare il grano. Quindi taluni, pur non essendo termitani, vengono considerati termitani perché le famiglie si erano trasferite a Termini perché c'era lavoro. Adesso, in un momento in cui il lavoro non c'è più, questo per noi è solo nostalgia. Io vi ringrazio della cortese attenzione e per me ho concluso.